Esce quest'oggi Hitmania, una delle compilation più famose, destinata a raccogliere i tormentoni estivi, le canzoni simbolo dell'anno. E per la prima volta riescono ad entrare anche i brani di un duo di Villamare, i Distante. Joshua e Dario Cattel, due fratelli di 24 e 21 anni, che hanno fondato il gruppo avvalendosi anche della collaborazione di altri musicisti locali, sono riusciti infatti a convincere i produttori della compilation e in uno dei quattro CD che la compongono, quello destinato alle nuove proposte, i loro brani Invisibile e Io non ti amo più sono stati inseriti come prima e seconda traccia. Un grande risultato, un unicum nel Golfo di Policastro che sigilla ancora di più la qualità del lavoro di questi due giovani studenti universitari. La loro avventura era iniziata ad ottobre quando i Distante per una settimana si sono recati nella città dei fiori per prendere parte allo stage di Sanremo Giovani. Questo e i loro canali web molto seguiti hanno fatto sì che la Universal si accorgesse dei loro lavori fino ad ora autoprodotti e decidesse di inserirli nella Hitmania Compilation. Invisibile è il singolo del primo lavoro dei Distante, mentre Io non ti amo più sarà inserito nel primo vero CD del gruppo che uscirà quest'estate. Vivo i miei battiti da complice di pulsazioni programmatiche. E pensare che 105 TV aveva già scoperto il talento di questi giovani. Durante la scorsa edizione del Villamare Film Festival, proprio Joshua Cattel, producer e vocalist dei Distante, nonché autore del testo e della musica dei due brani che compariranno in Hitmania, compose la colonna sonora della kermesse, eseguendola poi al pianoforte sotto lo sguardo compiaciuto del celebre compositore Stelvio Cipriani. Insomma, un successo partito da lontano che 105 TV ha avuto ancora una volta l'opportunità e il merito di saper cogliere e far conoscere.